Buongiorno ragazzi e ben ritrovati su questo canale YouTube. Io sono Sonia e oggi faremo un nuovo video. E aggiungerei finalmente. Ed infatti, soprattutto gli orsetti più affezionati hanno notato che la scorsa settimana non sono usciti video. Ho pensato a lungo a cosa dirvi, se magari inventare una scusa del tipo dire di aver avuto il raffreddore o di essere stata molto impegnata, ma alla fine ho deciso di dirvi la verità. Per due ragioni. La prima è perché temo di non riuscire ad essere esuberante come al solito. E la seconda è che quando ci si vuole bene, come penso ce ne vogliamo noi, è giusto poter condividere sia le gioie che i dolori. E purtroppo a me la scorsa settimana è successa una cosa brutta che mi ha rattristata molto. Ecco perché non sono riuscita a fare video. Io ci tengo a dare sempre il meglio di me, a mostrarmi allegra, ma se non sono felice, non sono allegra, non posso trasmettervi questo sentimento. Ecco perché ho deciso di rimanere in silenzio e darmi del tempo. Vi chiedo nuovamente scusa per non avervi avvisato, ma sono sicura che voi capirete e anzi vi ringrazio per tutti i bei messaggi che mi avete mandato, anche soltanto chiedendomi come stavo. Non preoccupatevi, io mi sto riprendendo e sono sicura che grazie a voi ci riuscirò ancora più in fretta. E oggi per l'appunto andremo a fare un bel barattolo della calma, cosa della quale al momento ho tanto bisogno. È un barattolo che con i suoi colori, la sua consistenza, ma soprattutto la sua energia, riesce ad infonderci tanta calma. Ma oggi non ci fermeremo soltanto a questo, perché ho deciso anche di andare ad intrappolare tutto l'universo all'interno di un contenitore. Quindi creeremo un barattolo della calma e uno della galassia. Ovviamente ci servirà proprio un barattolo. Io ho questo qui, ma potete utilizzare benissimo il contenitore della Nutella, che tanto lo so benissimo che ce l'avete tutti a casa, eh? Golosoni! Ci serviranno anche degli acquerelli. Per fare quello della galassia invece ci serviranno le stesse identiche cose di prima, più il cotone idrofilo. Detto ciò, siamo pronti per creare l'universo e infondere la calma nel mondo. Ed eccoci qui col nostro bel barattolino, che dobbiamo però andare ad aprire, altrimenti altro che calma non c'entra un fico secco. Andiamo a prendere un po' d'acqua e la versiamo all'interno del barattolo. Chi scommette che la faccia cadere tutta per terra? Beh, malpensanti, non ho fatto cadere neanche una goccia. Come vedete ne ho messo un pochettino, in modo tale che se poi il colore non mi piace posso andare a diluire con dell'altra acqua. Ed infatti è giunto il momento di andare a scegliere il colore che ci darà la calma. A me piace un sacco il rosa, non so perché, mi infonde molta calma. Però credo che questa volta sceglierò questo azzurrino di qui, perché mi ricorda il cielo ed è così pacifico. Potete utilizzare, come dicevo, anche i colori alimentari, però secondo me gli acquarelli ce li abbiamo tutti a casa, quindi ho scelto questi per questo. Voilà! Metterei anche un po' di blu. Oh, guardate, diventa subito azzurrino! Mescoliamo per bene e ho raggiunto il colore del mare! Ma che meraviglia, cioè è un color Caraibi. Visto che il colore mi piace, vado ad aggiungere l'acqua sino all'orlo. Voilà ragazzi, cioè secondo me è già perfetto così. Guardate che bel colore perlato. Cioè questi acquarelli mi sa che hanno tipo dei glitter già incorporati. Adesso andrò ad aggiungere proprio altri brillantini. Ovviamente metterò un po' di brillantini blu e li vado ad inculcare qui dentro. Ma perché escono così poco? E dai, esci! Altro che calma, questi glitter mi stanno facendo perdere proprio le staffe! Mescoliamo un attimino per vedere cosa ne viene fuori. Wow ragazzi, che meraviglia! Guardate che bellezza! Però voglio dare un tocco più chiaro, quindi aggiungerò dei glitter bianchi. Ok, mi sembra più sale, però insomma, vediamo come viene adesso mescolando. No vabbè ragazzi, questa qui è magia, mi piace un sacco, è bellissima! Bellissimo! Non è finita qui, perché ho intenzione di rendere questo barattolo della calma davvero unico. Quindi ho preso queste palline. Sono delle palline gelatinose colorate. Quando le ho comprate erano in queste minuscole bustine. Come vedete, queste qui sono quelle blu che ho messo in un bicchiere con dell'acqua e guardate quanto si sono ingigantite. Sono bellissime ragazzi e sono super gelatinose. Sentite?
Non so perché le cose gommose dovrebbero avere questo suono, però vabbè. Adesso andrò ad aggiungere queste palline all'interno del mio barattolo della calma. Scivolano tutte, che schifezza! Però guardate che belle, sembrano delle biglie. Quindi metterei queste blu che sto sparpagliando ovunque tranne che dentro il barattolo, ma voglio metterne un pochettino anche di queste trasparenti, quindi le butto qui dentro e vediamo cosa succede. Chiudiamo il contenitore e andiamo a miscelare la cucaraccia, parapara. No vabbè, meraviglioso! Wow, è un turbinio di calma! Non sentite la calma diffondersi e pervadervi ovunque? Forse no, però è tanto carino! Davvero, mi ricordo un sacco un acquario e devo dire che mi piacerebbe tantissimo averne uno, se non fosse che Fufi scambierebbe i pesci per la sua merendina giornaliera e farebbero senza dubbio una brutta fine. Mettiamo via la calma e dedichiamoci alla creazione dell'universo. Per ricreare la galassia all'interno del nostro contenitore vado a prendere un po' di cotone idrofilo, lo spezzetto un pochettino e lo metto all'interno, ma per dare il colore dell'universo metto da parte il barattolo e prendo un po' d'acqua e ovviamente anche i colori. A questo punto dobbiamo scegliere la colorazione che vogliamo dare al nostro universo e ovviamente non può mancare del blu. Metterei un bel po' di blu scuro e poi lo andiamo a sfumare con tanto rosa, viola, galassie, nebulose. Riprendo il contenitore e vado a versare quest'acqua colorata. Sarebbe meglio se aveste tipo una siringa. Ammolliamo il cotone idrofilo nel colorante in modo tale che assorba tutto il colore. Siccome mi sembra ancora chiaretto, vado a mettere un po' di blu laddove voglio che sia più intenso, tipo qui in fondo. Ora vado a creare un altro strato, quindi metto sempre il cotone idrofilo e lo faccio aderire per bene alle pareti. Questa volta però cambierò completamente colore. Ecco qua che stiamo creando un po' di gas atmosferici. E li andiamo a versare sempre qui dentro. Ulala! E come al solito con il pennello cerchiamo di far aderire il tutto e aggiungiamo il colore. Come vedete all'interno iniziano a miscelarsi tanti colori diversi. Guardate che cosa carina! Non vi preoccupate se c'è del bianco perché ricorderà una bella Via Lattea. Quindi vado ad aggiungere sempre il cotone. Quindi strato su strato. Per rendere il tutto più galassioso vado ad aggiungere un po' di glitter rosa. Un po' troppi mi sa, sono una frana! In una galassia ovviamente non possono mancare delle stelline. Guardate che carino questo piccolo contenitore stellare. Adesso andrò ad aprirlo e a svuotarlo qui. Opla! E forza, via con le stelle! Wow, che pucciosello! Ok, direi di continuare con i vari strati di colore. Ho completato il mio barattolo della galassia e guardate che è venuto carino! Ma all'interno ci ho messo davvero di tutto! Guardate, queste sono le palline gommose trasparenti che però insieme a tutti questi colori sono diventate super colorate per il riflesso dei colori sotto. Adesso andiamola a confezionare. Lo richiudo con il suo coperchio, anche questo dipinto di bianco, e metto anche qui dei nastrini colorati. Anche il barattolo della galassia è pronto! Ma guardate quanto è bello, quanti dettagli, che colori e che luccichi! Davvero, mi piace un sacco! A voi orsetti miei l'ardua scelta! Quale vi piace di più? Questo qui? Le nebulose, le stelle, i gas cosmici? Oppure la calma? Quale di questi due barattoli vi piace di più? Ma soprattutto, se lo rifarete, mi raccomando, taggatemi su Instagram! E lì vi ricordo che possiamo sentirci sempre, quindi mi potete scrivere e quando io ho del tempo vi rispondo sempre. Per questo video di oggi super impegnativo, beh, abbiamo creato l'universo, volete mettere? Voglio salutare tre orsettine, Chiara, Sofia e Giada. Ciao cucciole mie, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è lasciate un pollicione in alto e noi ci rivediamo al video di giovedì, ciao! Wow! Ho distrutto la videocamera.